di programma con tutte le amministrazioni interessate per garantire non solo la sopravvivenza ma anche lo sviluppo dell'Ateneo della Basilicata. Questo è il risultato di un incontro che il Rettore e il Presidente della Regione hanno avuto a Roma con il Ministro Gelmini per affrontare i problemi dell'Università Lucana, in particolare quelli legati alla possibile soppressione di alcuni corsi di laurea come Lingua e Scienze della Comunicazione. C'è da essere ottimisti, Cinzia Grenci lo ha chiesto al Rettore Mauro Fiorentino. Sentiamo. Su quali elementi avete fatto leva per convincere il Ministro ad aprire un credito nei confronti di questo Ateneo? Ma sulla realtà. È così evidente che la nostra regione, la nostra università hanno delle specificità, delle peculiarità forti, essenzialmente di scala, di numeri, che la distinguono rispetto a altre realtà più grosse, di grandi università consolidate in grandi città, per le quali occorre studiare parametri che siano più a misura di quello che è l'intervento che si va ad operare. L'altro elemento è che c'è la forte presenza dell'intervento regionale, che rappresenta senz'altro il sostegno dell'università, che rappresenta senz'altro un momento positivo. Il Ministro Gelmini che tipo di atteggiamento ha avuto nei vostri confronti? Ma ciò che chiede è il rigore e su questo devo dire io lo condivido, cioè in un momento così difficile nel quale un progetto viene riaffermato anche sulla base di finanziamenti straordinari che la comunità locale mette a disposizione del sistema, non si può che chiedere a tutti gli operatori un rigore operativo, nel senso, e noi su questo l'abbiamo detto sempre, siamo disponibilissimi, per parte nostra ci offriamo ad una valutazione seria e ad un impegno rigoroso in campo didattico, scientifico e dei servizi agli studenti, sui quali vogliamo sempre più impegnarci, e dall'altro fronte chiedere lo stesso rigore anche alla comunità politica che accompagna il processo, di qualunque colore essa sia. Si può essere ottimisti sul futuro di tutti i corsi di questa università? Ma ottimismo non è una parola che secondo me in questo momento è utile evocare. Occorre impegnarsi e credo che sia forse vada colta come un'opportunità per ripensare al problema al sistema universitario qui in Basilicata, per chiedere un impegno ancora maggiore da parte delle amministrazioni locali. Ad esempio si può fare ancora di più per i servizi agli studenti delle due città di Potenza e Matera. Potrebbe essere questo un momento utile per questa riflessione, al di là dei corsi che se avranno la qualità per sopravvivere avranno buoni numeri per vedersi riconosciuti dal Ministero una possibilità di essere. È un periodo pieno di sorprese e non si contano più le offese che per decenza mi rimangerei, ma ero stanco di sentirmi come uno straccio sotto ai tuoi piedi, mi sarebbe esploso il cuore prima o poi. Alla parte non mi presto del povero Cristo, e perché mai tu l'hai data a me? Puoi rispondere per me?